cos'è per te la politica e a che cosa serve? La politica è uscire in gruppo da un problema e non trovare una soluzione individuale a un problema. C'è una bella definizione di politica nel programma del festival di quest'anno, non la ricordo a memoria, magari la citerò però nell'incontro che sto per moderare. Il punto è che per la mia generazione, io sono una persona che era giovane negli anni Ottanta, quindi in pieno craxismo, in pieno riflusso politico, e in sostanza non abbiamo visto nella politica la risposta ai problemi. Proprio la mia esperienza personale mi ha insegnato che da solo, in una dimensione solo individualistica, i problemi non li risolvi, ma soprattutto non sei in grado di leggere il reale, di capire le questioni, i limiti, i problemi altrui, le debolezze, le fragilità. E ho scoperto la politica in tarda età, ma ho scoperto davvero che tutto è politica, non tutto deve essere politica, ma grazie alla politica, all'intelligenza politica delle cose, secondo me noi capiamo meglio il mondo e la realtà. Dunque, qual è il futuro della politica? Il futuro della politica, proprio oggi ci avevo tra le mani un libro che si chiama I Postpartito. Nell'era della rivoluzione digitale, gli intermediari classici, penso ai partiti politici, ai sindacati, ma persino ai giornalisti, ma che mestiere faccio io, sono molto indeboliti. E quindi la funzione che svolgevano tradizionalmente questi intermediari è molto attenuata, è molto difficile capire che accadrà, e tuttavia io ho una visione ancora molto tradizionale della politica, cioè credo che senza politica noi siamo perduti, e quindi credo nei partiti, credo nella democrazia rappresentativa, credo che la cosiddetta democrazia digitale o diretta non ci possa dare un futuro di, non dico tanto di benessere, ma un futuro in cui una comunità di persone possa vivere insieme bene e possa ragionare sulle cose e uscire dai problemi insieme, e torno alla definizione di Don Milani. Quindi il futuro della politica io spero che non sia diverso dalla politica come l'abbiamo conosciuta nel Novecento. Grazie e buon appetito.